Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca che ci porta a Teramo in seguito ad un'indagine della Procura della Repubblica di Teramo. La Guardia di Finanza Prutina ha sequestrato 1 milione di euro all'imprenditore teramano e presidente del Teramo Calcio Franco Iachini. I reati contestati riguardano false fatture e indebite compensazioni di imposta. Iachini, da parte sua, in un comunicato ha replicato precisando che la Commissione Tributaria Provinciale ha già ritenuto inconsistenti tutti gli addebiti, Iachini che comunque resta indagato. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Colpo grosso della Guardia di Finanza di Teramo nell'ambito dell'evasione fiscale. Le fiamme gialle hanno sequestrato oltre 1 milione di euro ad un noto imprenditore teramano, Franco Iachini, amministratore di numerose società, anche estere, operanti nel settore dei servizi tecnologici e informatici, oltre che presidente della Teramo Calcio, società quest'ultima però non coinvolta. I reati contestati riguardano fatture false, indebite compensazioni di imposta, un'indagine complessa coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, che ha portato alla denuncia dell'imprenditore che potrebbe rischiare fino a 6 anni di reclusione. Che tipi di reati sono stati commessi? Sono stati commessi 3 reati: l'emissione di fatture per operazioni esistenti, l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di crediti di imposta inesistenti. Il tutto per quasi più di 1 milione di euro, per cui, essendo diciamo violati dei reati, c'è la possibilità di aggredirli in modo patrimoniale e quindi da ciò si evince il sequestro. Che cosa succederà adesso a questo imprenditore? È denunciato, quindi è indagato e poi la giustizia farà il suo corso. Per adesso sono stati cautelati in modo preventivo con un decreto penale quelli che sono i frutti dell'evasione. Con questa operazione prosegue l'azione incisiva della Guardia di Finanza di Teramo, tesa a contrastare l'evasione fiscale sul territorio con l'aggressione patrimoniale. Solo nel 2019 sono stati contestati oltre 20 milioni di euro evasi. Lo scorso anno siamo arrivati, quindi stiamo parlando del 2019, ad contestare evasione per ricavi, base imponibile, diciamo così, evasa, quasi per 20 milioni di euro. L'inizio dell'anno è già iniziato abbastanza con varie attività, ma siamo ancora nella fase di programmazione in modo da selezionare degli obiettivi che poi sono quelli particolarmente gravosi e soprattutto soggetti sconosciuti al fisco. Da parte sua, Franco Iachini respinge ogni accusa e in una nota dichiara che contro tutti gli atti amministrativi emessi dall'Agenzia delle Entrate sono stati presentati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, che ha già ritenuto inconsistenti tutti gli addebiti che hanno anche rilevanza penale. Ed ora la pagina dedicata al coronavirus. Il prefetto di Pescara Gerardina Basilicata questa mattina ha tenuto e presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per procedere ad un'analisi delle tematiche che riguardano proprio l'emergenza coronavirus su tutto il territorio nazionale e ovviamente anche su quello regionale in provincia di Pescara. In questo momento non si registrano criticità e non si registrano soprattutto contagi in Abruzzo. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. È terminato da pochi minuti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto di Pescara Gerardina Basilicata con i sindaci della provincia di Pescara e le forze dell'ordine per affrontare l'emergenza coronavirus nel paese. Bisogna dire che però in Abruzzo e in provincia di Pescara non si registrano criticità in mancanza di persone colpite dal coronavirus. Ci sono state però delle raccomandazioni da parte del prefetto per quanto concerne l'accesso delle persone nelle scuole e negli uffici pubblici e anche da parte dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. È stato però ribadito di non farsi prendere dalla psicosi del coronavirus, perché in questo momento in Abruzzo la situazione è di assoluta tranquillità. Al momento assolutamente è stato presente alla riunione anche l'assessore alla sanità della regione Campania. Anche lei ha confermato, soprattutto lei a conoscenza dei dati, che al momento
momento non ci sono casi di contagio di coronavirus, quindi siamo una di quelle regioni non cluster, diciamo, nelle quali alcune statuizioni che sono state prese dal Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Sanità, non riguardano questa regione. Regolarmente aperte le scuole, regolarmente aperti gli uffici pubblici? Assolutamente, anzi proprio di questi minuti è arrivata, io non ho avuto ancora il tempo, il modo di leggerla, una disposizione del Ministero della Pubblica, per la Pubblica Amministrazione, che dà indicazione sui comportamenti da tenere in caso di concorsi, in caso di uffici e quant'altro. Disciplinare meglio l'accesso, evitare, ecco, questa è l'indicazione che anche a noi ha dato il Ministero dell'Interno, a cui abbiamo ottemperato, evitare gli affollamenti, le aggregazioni, insomma, che anzi io direi anche in tempi ordinari è positivo. Queste sono riunioni molto importanti, specialmente per dare delle spiegazioni a tutti i sindaci che sono presenti a questi incontri, alle forze dell'ordine, perché in questo momento è giusto che si stia creando anche un'ansia, oserei dire anche un panico, però approfitto di questi vostri mezzi per comunicare che non bisogna avere questa spasmodica situazione reattiva, perché abbiamo delineato tutto quello che può essere un percorso ben definito se dovessimo avere un caso positivo. Ad ora, in questo momento, non c'è alcun caso, per cui seguiamo in maniera ben precisa quelle che sono le linee che vengono mandate da Roma, che il Ministero ci detta, che la Protezione Civile ben collaborando. Noi recepiamo senz'altro questi indirizzi, faremo delle ordinanze, ma in termini sanitari è ancora valido e fondamentale la circolare che il Dipartimento della Salute ha inviato a tutti i presidi, a tutte le aziende. I sindaci vengono ascoltati, però hanno ricevuto le domande, le risposte ben precise alle domande. Ad esempio è emerso se un albergatore può accogliere un cliente da un'altra regione, anche qui sono state date le dovute risposte, oppure se bisogna usare un'igiene maggiore in locale, anche qui c'è una risposta positiva, affermativa, nel senso che la prevenzione è alla base. E nonostante le rassicurazioni della politica regionale, la paura del coronavirus ormai si è diffusa anche nella nostra regione, benché, come detto, non ci siano al momento casi di contagio. La comunità cinese è guardata con diffidenza e l'allarmismo comincia ad avere ripercussioni anche pesanti sull'economia locale e soprattutto sul turismo. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. E psicosi da coronavirus. In Abruzzo finora nessun caso di contagio. I sospettati sono risultati tutti negativi, ma lo spettro della paura si aggira per la regione. Molti supermercati sono razziati di beni alimentari e prodotti disinfettanti e le farmacie sono ormai a corto di mascherine. Nonostante il Covid-19 abbia un'incidenza di morte che si attesta intorno al 2%, perfino la Chiesa ha modificato le sue secolari tradizioni. Dalla Conferenza Episcopale sono giunte indicazioni affinché si svuotino le acquasantiere, così da impedirne l'utilizzo. Nella messa inoltre è bandita la stretta di mano tra i fedeli in segno di pace e la comunione sarà distribuita solamente sulle mani e non direttamente in bocca. Ma non solo, università e tribunali sospendono le attività e le ripercussioni più preoccupanti sono quelle sull'economia locale. Gli eventi pubblici e le manifestazioni culturali e sportive sono sempre più sporadici, i ristoranti sempre più vuoti, negli alberghi fioccano le disdette e si teme per la prossima stagione balneare. Pur non avendo, come diceva lei giustamente, alcun caso di contagio, anche noi ne subiamo delle conseguenze. La situazione è sicuramente di qualche disdetta già in corso, con inevitabilmente restituzione della caparra per coloro che hanno mandato la caparra. E la cosa che ci preoccupa un po' di più come sensazione è il fatto, no, sensazione, realtà in realtà, da una settimana circa non arrivano mail, non arrivano telefonate, insomma sembra che
perché la prossima Pasqua ormai vicina e la prossima stagione altrettanto vicina sembra che non esistano, è come se si fosse bloccato improvvisamente qualsiasi interesse. Che cosa si può fare per combattere questa sensazione che ormai è diffusa? Nemmeno un cinese in Italia è risultato positivo al coronavirus, ma gli asiatici sono guardati con sempre più diffidenza. Spesso in questi giorni la cronaca ha raccontato di insulti e aggressioni lungo tutta la penisola. I commercianti e ristoratori cinesi denunciano un importante crollo delle vendite e intanto un ristorante asiatico di Teramo ha chiuso i battenti, dal biglietto affisso sulla sala cinesca alla motivazione e l'emergenza sanitaria in corso. Durante il weekend invece a Montesilvano è stata danneggiata la vetrina di una sartoria gestita da cinesi. Non si è trattato di un tentativo di rapina, ma di un atto di xenofobia. Finora quindi la paura sta producendo più danni del virus stesso. Nonostante i ripetuti appelli delle ASL, i pronto soccorsi sono intasati da persone con i sintomi di una normale influenza che rallentano l'assistenza sanitaria per chi ne ha realmente bisogno. Adesso voltiamo pagina, andiamo all'Aquila, inaugurazione dell'anno accademico questa mattina senza alcuna limitazione. Il rettore Alesse ha spiegato che è compito delle istituzioni dare segnali positivi seppur in un momento di forte preoccupazione proprio per il propagarsi del virus. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Una cerimonia partecipata, quella dell'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Ateneo Aquilano. L'Ateneo dell'Aquila ha inteso non rinviare la cerimonia, nonostante la forte preoccupazione a livello nazionale per i contagi da coronavirus nel paese. Il professor Edoardo Alesse, del resto, conosce bene la materia e l'Ateneo sul tema si è riunito ad un tavolo costante di monitoraggio. Pur esponendomi al rischio di un insuccesso dal punto di vista dei numeri, ha detto il rettore, dal punto di vista chiaramente della partecipazione, non ho voluto rinunciare a questa giornata perché ritengo che le istituzioni nei momenti di difficoltà debbano dare segnali positivi con rispetto rigoroso degli obblighi, dei comportamenti e delle competenze. È un momento di forte preoccupazione nazionale, lo so, che spero passi presto. Un rettore visibilmente emozionato alla sua prima inaugurazione dell'anno accademico da rettore, che torna indietro nel tempo, dice, a 6 anni fa, quando alla prima cerimonia della rettrice uscente Paola Inverardi lui tenne la lezione magistrale. Un'università forte e sana, quella tratteggiata dal rettore Alesse, che ha un ruolo importante nella città e nella sua ricostruzione. L'università, ha detto il rettore, ha adempiuto appieno al ruolo di comunità intelligente e resiliente, che ha contribuito alla sopravvivenza e al rilancio del territorio. Una cerimonia insomma senza limitazioni, anche se per quel che riguarda le lauree invece si sono date indicazioni ben precise. Ai laureandi sono state inviate delle mail a firma del rettore Alesse, limitando l'accesso a sole 4 persone per ogni laureando, impedendo l'accesso a persone diverse da quelle messe in lista. E mentre le caserme aquilane per lo più hanno impedito il rientro di militari dal nord vicino alle regioni focolaio, prolungando le licenze, le scuole sono regolarmente aperte. Del resto né sull'Aquila né in Abruzzo ci sono casi conclamati di coronavirus. Tante gare sportive, anche quelle di nuoto di domenica alla comunale, sono state annullate in città, così come molti convegni. Il Museo Michetti di Francavilla al Mare ha ospitato oggi l'assemblea di Conf Cooperative Abruzzo alla presenza di tantissimi ospiti. Vediamo. Assemblea di Conf Cooperative Abruzzo oggi a Francavilla per parlare di sociale, proprio di quello che fa Conf Cooperative nella nostra regione, un'utile occasione di confronto anche. Sicuramente, diciamo, la cooperazione non è solo l'ambito sociale, la cooperazione lavora con gli strumenti sociali, cioè mettendo insieme le persone e facendo fare impresa alle persone. Gli imprenditori delle cooperative di comunità sono i soci, quindi sono le persone. Questo è decisivo. Molti comparti della regione Abruzzo, con il mondo del vino, con il mondo del sociosanitario, con il mondo dell'abitare, delle cooperative di comunità, stanno dando un contributo a questa regione decisivo. I numeri sono importanti, ma i numeri non dicono e non raccontano sempre tutto quello che c'è in questo mondo. Nel suo discorso lei ha parlato dell'importanza del ruolo dei giovani nella cooperazione, anche in Conf Cooperative, un po' in generale nel nostro paese, che è un paese purtroppo sempre più per vecchi. Le cooperative sono una grande opportunità per i giovani e i giovani sono una grande opportunità per le cooperative, perché oggi lavoro è energia, sviluppo, creatività. La
questi sono i giovani che di solito non sono valorizzati. Nelle cooperative possono fare questo, possono realizzarlo, soprattutto nel campo dello sviluppo sostenibile, di cui le cooperative sono il primo fattore. Importante dunque coinvolgere le nuove generazioni. Bisogna innanzitutto spiegare loro cosa sono le cooperative e poi loro voglia di stare insieme diventa un fattore che genererà nuove cooperative. Questo è un'alternativa fondamentale alle multinazionali e fondamentale per il nostro nuovo sviluppo. Gli amministratori locali si rivolgono alla regione per attuare una politica che favorisca la crescita e lo sviluppo della Marsica orientale. Il focus è sui trasporti, sulla sanità e sulla istruzione. Ci dice di più di questo incontro Luca Pulsoni. Definire provvedimenti volti a favorire lo sviluppo e la crescita delle aree interne, con particolare riferimento alla Marsica Est. Questo è il contenuto del documento sottoposto dai sindaci del territorio al governo regionale, rappresentato dall'assessore alle aree interne Guido Quintino Liris nell'incontro tenuto ad Aielli. Obiettivo: evitare depauperamento e spopolamento del territorio, favorendo possibilità di occupazione e di reddito e superando la fase di impasse programmatico e attuativo di progetti per la Marsica Orientale. Tre punti su quali gli amministratori chiedono la vicinanza del governo regionale: quello della viabilità, con riferimento alle scarse condizioni di sicurezza della Tiburtina Valeria e della SP20 Marruviana, e dei servizi di trasporto scolastico, visto anche l'accorpamento tra varie scuole del comprensorio. In ultimo focus anche sulla sanità, con la richiesta del rafforzamento del presidio ospedaliero di Pescina e la creazione di una task force per analizzare e contrastare il fenomeno dell'elevato tasso di tumori che caratterizza la zona. Le due visioni che ci sono state nella precedente legislatura e sono state acuite di differenza tra le aree interne e le aree costiere dovranno vedere una sintesi in un'unica regione che abbia pari dignità, che abbia una popolazione con pari opportunità sia all'interno, quindi nelle zone interne più difficili da vivere per antonomasia, che quelle esterne, che per definizione, avendo una snellezza economica, commerciale, un tipo di vita che rendono più agevoli le opportunità sia di lavoro che di studio, ma per fare questo certamente vanno create le infrastrutture, che sono sia quelle economiche sia quelle lavorative, sono quelle sociali. Andiamo avanti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha presentato a Pescara una proposta di legge di cui è primo firmatario, che riguarda la valorizzazione delle aree interne, in particolare fontane e sorgenti. Vediamo il servizio. Perché nasce questa proposta? Per valorizzare le aree interne, perché noi abbiamo tanti borghi bellissimi, spettacolari nella nostra regione, che hanno ricchezze che nessuno conosce. Purtroppo in quei borghi c'è tanta depressione, tanta una crisi economica che ormai fa spavento, che causa lo spopolamento. Allora, con il recupero di queste sorgenti e fontane, la valorizzazione delle stesse, noi possiamo creare dei percorsi turistici, attrarre turismo, portare nuove risorse nel territorio e anche incentivare la realizzazione di strutture ricettive che possono anche incrementare posti di lavoro ed invertire quel fenomeno inarrestabile dello spopolamento. Saranno valutati prioritariamente i progetti che sono già cantierabili, fatti dai comuni naturalmente che partecipano, i progetti che prevedono un cofinanziamento da parte pubblica e privata, i progetti che intervengono su sorgenti e fontane che si trovano già all'interno dei cammini e dei percorsi dedicati previsti da una legge regionale del 2017, progetti che intervengono su sorgenti e fontane che si trovano in uno stato di avanzato degrado. Non credo vi sarà opposizione da parte della maggioranza Regione Abruzzo, perché è una legge di tutti, una legge che debba diventare patrimonio della collettività abruzzese, della comunità abruzzese. Siamo adesso arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di calcio e della Serie B. Dopo le sconfitte e i tanti gol incassati nelle ultime partite, l'allenatore del Pescara Nicola Legrottaglia medita un cambio di modulo per il match di domenica con l'Ascoli. Il Delfino potrebbe tornare infatti alla difesa a 4. Oggi doppia seduta per gli uomini di Legrottaglia. Al mattino era presente anche il presidente Daniele Sebastiani. Il punto nel servizio di Andrea Costantini.
Il Pescara prova a ricompattarsi per fronteggiare la crisi. Così questa mattina, nella seduta prima parte dell'allenamento doppio odierno, era presente lo stato maggiore della società, dal presidente Daniele Sebastiani ai direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Il massimo dirigente ha parlato alla squadra prima dell'allenamento, spronandola a dare il massimo da qui alla fine della stagione e non ripetere più prove inaccettabili come quella di Crotone. Al di là di dichiarazioni di facciata, la posizione di Regrottaglia andrà valutata nelle prossime partite, come capita a tutti gli allenatori di squadre in difficoltà, anche a chi, come l'ex difensore di Juventus e Milan, è stato promosso in corsa dalla primavera ed aveva avuto un impatto molto positivo. Però è giusto che la società richiami i calciatori alle loro responsabilità per togliere quel velo di apatia che ha avvolto un po' tutti all'uscita. Già detto che all'andata Zauri affrontò un esame fondamentale al Del Duca, la vittoria prolungò la sua permanenza in panchina. Un'altra similitudine è che il Delfino si accinge a cambiare modulo. All'andata Zauri mise per la prima volta da parte il 4-3 e varò un 3-5-2, robusto e coperto. Ora le Grottaglie medita di lasciare quella difesa a 3 che ha proposto nelle 5 partite della sua gestione, anche di fronte alla penuria di centrali, e sta lavorando sulla difesa a 4. Un Pescara pronto a tornare all'antico, da capire poi se con due trequartisti dietro una punta o con un tridente classico, due esterni e un centravanti. Bettella e Scognamiglio, coppia di centrali che ha chiuso bene la scorsa stagione, possono essere una buona base di partenza, in attesa di Campagnaro e tenuta presente la fase di appannamento di Drudi. Una linea che può in parte soffocare la fase di spinta di Zappa, tuttavia le Grottaglie sa che bisogna prendere meno gol e dopo la gara col Pordenone Fiorillo non ha più avuto clean sheet. Sono stati incassati 9 gol in 4 gare e molti altri potevano essere presi, dunque grande attenzione sulla fase difensiva. In casa Ascoli recuperato Piccinocchi che è tornato a lavorare, Ranieri e Rossetti proseguono con le terapie, mentre sarà costretto ad un lungo stop Beretta che per un problema alla caviglia dovrà operarsi. Out Troiano per squalifica al pari di Bojinov, il neo attaccante bulgaro del Pescara ha tirato un sospiro di sollievo, per lui solo un turno e ci sarà per la gara di La Spezia. Nel picchio probabile che la linea di difesa sia composta da ex per tre quarti, Pucino vicino ad un ritorno a fine gennaio, Brosco e Gravion, Morosini pronto ad agire alle spalle di Scamacca e Trotta. Adesso in Serie C, impegno infrasettimanale nel campionato nel girone C con il Teramo, reduce dal successo di sabato contro il Rieti che ospita il Potenza. Nei biancorossi rientra Santoro dalla squalifica e giocherà dal primo minuto insieme a lui Viero, con il probabile inserimento di Lari da valutare se l'ex San Benedettese giocherà da interno o come è stato provato nella seduta di rifinitura da mediano davanti alla difesa. Probabile la conferma per Costa Ferreira dietro le due punte con Magnaghi certo di un posto e l'altro in ballottaggio fra Birligea e Bombaggi con il secondo leggermente favorito. In difesa Piacentini e Soprano coppia centrale, mentre su una delle due corsie c'è Teo Di Mascio, medita un cambiamento. Florio si gioca il posto con Tentardini che sabato ha rimediato un colpo al polpaccio, oppure potrebbe rilevare Cancellotti. In ogni caso, se ci sarà un cambio sarà solamente su una delle due corsie e non su entrambe. Nel Potenza Giosa recupera e dovrebbe essere della partita nel 3-4-3 che in difesa oltre a lui vedrà l'ex Sales e Silvestri. In mediana Dettori e D'Angelo con Coccia e Viteritti sulle corsie esterne. Davanti Golfo partirà dalla panchina dopo essere uscito malconcio dalla trasferta di Viterbo. Murano sarà il perno centrale della prima linea con Longo e Ricci sugli esterni. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:30. Adesso la Serie D, a tre giorni dalla sconfitta pesante di Vasto, il presidente dell'Avezzano Gianni Paris è intervenuto per fare il punto della situazione sul cammino dei biancoverdi e anche per chiarire quali siano i costi della gestione della società marsicana. Vediamo. Faccio un po' di fatica a pensare ad una salvezza diretta, mi auguro di essere smentito e spero almeno, come ho detto alla squadra, nello spogliatoio che possa arrivare una salvezza dai play-out. I numeri dicono che sono stati mandati via 8 giocatori dalla prima squadra, ne sono arrivati ben 12. Purtroppo quando si fa il calcio nel mercato di riparazione si dice che
3/4 sono gli elementi che possono darti un contributo sostanziale e non di più, perché il calcio di riparazione tra i dilettanti ha il problema di giocatori che sono fermi da mesi, ha il problema di giocatori che hanno problematiche fisiche e situazioni che appunto non aiutano un club a risalire in fretta rispetto a poi a quelli che erano gli obiettivi. Abbiamo una prima squadra che costa solo i giocatori 34.000 euro mese per 10 mesi. Abbiamo uno staff tecnico tra chi c'è e chi ancora deve essere pagato di 4.000 euro al mese. Abbiamo un costo delle trasferte dove io inserisco sia la prima squadra che tutto il settore giovanile, femminile incluso, di 3.000 euro al mese. Poi questo movimento bianco-verde, quello legato alla prima squadra, ha costi anche legati alla vita ad Avezzano, tutto a carico della società, tutto a carico del presidente e degli sponsor. E se noi andiamo a fare la somma di tutti questi di queste uscite, siamo attorno ai 55.000 euro e 500 mensili di media. Quindi immaginate che cosa significa reggere l'affare Avezzano Calcio, una società che per 10 mesi ha un onere di 550.000 euro mensili. Il sottoscritto non si aspettava una stagione così deludente e quindi speravo veramente nel girone di ritorno dove cambiasse aria, mentalità, caparbietà, grinta, tutti quelli che possono essere gli aggettivi utili per guardare in positivo al futuro. Ma io ovviamente non sono in grado oggi di prevedere il futuro, spero soltanto che la squadra abbia la dignità e il rispetto verso la società, una società che non gli farà mancare niente, una società che pagherà anche debiti pregressi, vedi quello di Colavitto che sarà saldato questa settimana con regolare bonifico. Siccome abbiamo una società che va tutelata e che io cercherò fino all'ultimo momento di far rimanere in Serie D, chiaramente ho bisogno della coesione di tutti. Speriamo di cambiare rotta in queste ultime 9 partite, non vi prometto niente. Spero che la squadra, vi ripeto, abbia dignità e rispetto verso la società e la maglia. Chiudiamo con il podismo. Sono stati 600 i partecipanti alla quarta edizione della Straterno, corsa campestre che si è tenuta nell'omonima area del lago a Chietiscalo. Soddisfatto Rocco Marcucci, patron della Runners Chieti, la società che ha organizzato l'evento. Rocco Marcucci, 1980, la nascita di Runners Chieti, sono passati 40 anni. Allora, la squadra è nata nel 1979, fine anno 79, e nell'80 poi abbiamo fatto l'affiliazione alla FIDAL e siamo andati avanti così per tanti anni. E dice, ma perché? Perché io ogni volta che devo riorganizzare, che finisce un anno, che bisogna rifare la squadra, bisogna ritrovare gli sponsor, mi ridà una carica di gioventù. E è molto lavorata, è un impegno, però è questa adrenalina che si crea, mi aiuta a vivere e a rimanere più giovane rispetto alle persone della mia stessa età. Siete la squadra più numerosa d'Abruzzo da tanti anni. Noi puntiamo molto più al numero che alla qualità, francamente. Forse può anche essere una cosa che da alcuni non può piacere, però se la squadra è amatoriale, noi abbiamo sempre questo intento di promuovere lo sport, di portare gente nuova a correre e unire un po' di sport, cultura, viaggiare, perché noi viaggiamo tantissimo. Ci viene in mente la famosa Strateate, che è una grande gara che avete ideato voi e negli ultimi anni avete inventato la Strateaterno, questo cross country. È una specie di gioco di parole, perché la Strateate era rimasta nel cuore di tanta gente.
questo è il lago Teaterno, Strateaterno, per cui un gioco di tre ore di parole. Adesso sto cercando un altro gioco di parole perché a maggio faremo una tre ore in occasione dei festeggiamenti della festa patronale, faremo una tre ore di notte, cioè da mezzanotte alle tre ore, per cui Strateate, tre ore, notte, non so, TR da mischiare. Ci faremo venire in mente qualcosa. Prima di salutarci, una comunicazione di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per la campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia del numero dei parlamentari, indetto per il giorno 29 marzo 2020. Nella sede di Silvin, strada statale Nord 26, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse che concerne le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, la modalità di prenotazione, le tariffe per l'accesso, quali autonomamente determinate da TV6, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. Il recapito telefonico da contattare è il 389-0251-120 oppure lo 085-9300-20. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.